Fior di sole, il gelato inventato da Diego. Diego ha una malattia che si chiama morbo di Crohn. L'ha inventata per aiutare i bambini che hanno questa malattia. Il gelato di Diego è stato presentato ufficialmente al Salone dell'Orientamento a Genova ed ha avuto un bel successo. Per adesso possono assaggiarlo solo i genovesi. Si può trovare alla cremeria e si chiama Fior di Sole. Adesso Diego sta già pensando ad altro. I ragazzi di Cordiale, a modo loro, si sentono poeti. Angosce quotidiane, sogni infranti e speranze ancora vive le raccontano sempre in rima o in musica. A Federico, un 22enne, a cui i giudici hanno concesso l'opportunità di seguire un percorso di reintegrazione per uscire dal carcere, gli è stata data la possibilità di vivere un sogno. Può finalmente allontanarsi dal suo quartiere e colorare la sua vita. La musica è stata l'occasione di riscatto con il genere trap. Ha potuto raccontare la sua rabbia evitando di cadere in cattive compagnie. La musica ha quindi aiutato questi ragazzi a credere in se stessi e nelle loro buone capacità. A Salerno migliaia di cittadini hanno accompagnato l'accensione delle luci d'artista. Un'azione, questa si ripete da 14 anni. Era stato allora sindaco, oggi governatore della Campania, ad intuire, passeggiando per le strade di Torino, il potenziale delle luci colorate. Ogni anno queste portano a Salerno fino a 2 milioni di visitatori nei mesi invernali. Rispetto a Torino sono stati modificati leggermente i soggetti, così da rendere le installazioni artistiche più vicine al Mediterraneo. Tra le novità, il grande elefante nella villa comunale, le volpi, le farfalle nel centro storico ed altri giganteschi animali nella cattedrale. Una monumentale mostra a cielo aperto che si sviluppa per 27 km. Le luci verranno accese dal 6 dicembre e saranno dedicate anche a Natale. Per quest'opera Salerno potrebbe diventare una delle principali meta turistiche del sud. Loris Agusti è un animato bambino di 6 anni che vive a Pugne, in provincia di Torino. Sfortunatamente è nato con una malformazione alla gamba destra dovuta a una malattia. Nonostante due operazioni alla regina Margherita, Loris è anche stato negli ospedali di Vercelli e Genova, ma anche al Necker di Parigi. Finalmente il dottor Pali, specialista di malformazioni, visitando Loris, ha garantito ai genitori che se operato Loris in 6 settimane sarà in grado di camminare. L'unico ostacolo a questo sogno è il costo. Fortunatamente tante persone stanno contribuendo al pagamento. Loris potrà presto giocare con i suoi amici. Il Papa a pranzo con 1500 poveri, 1500 tra immigrati senza tetto di diversi paesi e lingue. Un uomo di Domodossola lo accoglie in lacrime. Per un giorno queste persone vivono un sogno. Vengono serviti da una cinquantina di volontari, vestiti in giacca bianca e pantalone nero, e vengono trattati con tutti i riguardi.